Iniziare commentando un po' l'episodio squallido di alcuni giorni fa del manifesto di morte all'amico Domenico, che si commenta da solo, insomma. Speriamo che non è stato fatto da politici, se no chissà che ci aspetta. E niente, volevo spendere un minuto proprio per il Savio, perché ci sono tante persone che sentono, parlano, dicono la bandiera, il colore, ma io invece ritengo che se sono a terra e non mi posso rialzare e c'è qualcuno che mi tende la mano, io non vado a guardare la cravatta o la camicia, io guardo la persona che mi sta allora questi brutali che parlano di bandiere, io voglio dire una cosa, questo comitato alla fine speriamo presto di questo percorso che sono gli abbattimenti, concluderà il suo corso, andrà a casa, invece i Savio continueranno, perché per me loro sono gli ultimi dei Moicani, loro sono gli unici che da sempre, non oggi con il comitato, ma da sempre, hanno aiutato la povera gente contro i soprusi dello Stato. Pertanto io sono orgoglioso di essere amico dei Savio e penso che meritano almeno un applauso. Era doveroso perché insomma arrivare al manifesto di morte, insomma, non lo so, è un gioco, non si riesce a capire, qua si parla di abbattimento, si parla di essere uniti e di cercare di fare qualcosa di produttivo. Portiamo avanti dei discorsi, sacrifici, lotte a Roma, a Napoli, dalla prefettura, i soldi che non ci sono, la gente che ci chiama di qua, di là. E qua si prepara il manifesto di morte, io sì, sono, non lo capisco, guardate, non lo capisco. Continuo a non capire perché qua siamo a 200, 300 su 10.000 pratiche di condono. Non è possibile, io non ho coscienza insomma, di questo pensiero isolato. Forse vogliono essere abbattuti, non lo so. O forse pensano che stando a casa ognuno di loro dice no, io mi salvo. Non lo so, che fanno i conigli? Non lo so, insomma, qua innanzitutto c'è da dare solidarietà a due abbattuti. La gente dovrebbe venire solo per questo. Invece no, hanno il problema che stanno chiusi in casa. Guardate, sono senza parole, va bene. Non mi voglio dilungare. Vabbè, ma il manifesto non pensa, l'hanno messo la gente No, non facciamo parlare questa parola. Se parliamo noi non eravamo altri in un programma che dobbiamo. Poi dopo diamo la parola e chi vuole intervenire, se no facciamo solo la polemica. Niente. Bruno, insomma, mi ha fatto comunque rendere conto che, insomma, in un certo modo dice. Non è vero che le manifestazioni non servono. Sento tanti che dire ma che ci calma fa, calma fa tutta la manifestazione. Beh, io vi posso dire che sono stato ricevuto dal prefetto la settimana scorsa insieme agli 11 comitati campani, gli altri comitati campani, proprio per evitare che si facessero ulteriori manifestazioni. Il prefetto, dopo la manifestazione di Napoli, saputo che ne dovevamo organizzare un'altra, ha detto non la organizzate, vi ricevo, fatemi sentire quello che volete dire. Quindi non è vero, insomma, queste sono tutte storie che mettono in mezzo politici oppure insomma, persone che ha interesse a distoglierci. Per il momento il problema rimane a noi e noi dobbiamo far sì che il problema non sia solo nostro, perché bisogna dire la verità che in questo problema degli abbattimenti sicuramente noi siamo gli attori principali, giusto? Però qua ci manca un scenografo, ci manca un produttore, ci manca un regista, questo film è di tutti. E non è possibile che sta solo l'attore principale, papà. E allora da questo ci siamo rivolti all'ufficio di uno studio tecnico che con l'aiuto della aerofotogrammetria è in grado di dirci, almeno con certezza dal 2003 ad oggi, tutti gli abusi dei potenti di Stato. Allora, io invito la cittadinanza e il comitato, chi abita a Punta Chiarito, chi abita a Sant'Angelo, nelle maggiori località dell'isola più belle, e sa, conosce che là c'è un potente di Stato, non vi voglio dilungare, che la casa è chiusa per 10 mesi, che era di 30 metri, è diventata di 500, che poi ci hanno fatto la piscina, ci segnali l'indirizzo,
noi con lo studio tecnico e l'aereo programmi Trica siamo in grado di dirvi l'ampliamento che ha fatto nel tempo. Poi andiamo noi da Trica, ce lo portiamo noi come comitato da Trica, perché qua non è possibile che ogni volta alle manifestazioni siamo solo noi cittadini normali e i potenti a casa, cioè a me non mi va, vedete un parente dei sindaci, vedete un funzionario dello Stato, no, capite? Allora noi vogliamo che la legge sia uguale per tutti, se è così allora ci sta bene che ci abbatta, ma deve essere uguale per tutti. Un'altra cosa volevo dirvi è l'incontro alla prefettura. Sì, qualcuno di voi che sa di qualche notizia del genere ci contatti, noi veniamo da voi, ci mettiamo là, ci vediamo, rimanete nell'anonimato chiaramente e tutto il comitato per proseguire la relazione. Volevo aggiornarvi dell'incontro in prefettura. Volevo aggiornarvi dell'incontro in prefettura. Niente, siamo stati là, gli unici 10 comitati, grande Bruno, oltre ad essere un grande avvocato, e per quel poco che ci ha potuto dire, le nostre richieste, abbiamo consegnato un documento, abbiamo esposto le 10 situazioni dei vari composti dei comitati, insomma tutte le problematiche, e vi posso garantire che la situazione è drammatica. Se sentite gli altri comitati con i problemi che c'hanno, noi siamo ancora all'inizio, loro sono già oltre i 50 abbattimenti, quindi noi siamo insomma non sono positive. Niente, se avessimo avuto l'opportunità, noi all'atto finale abbiamo chiesto l'incontro a Roma direttamente con Silvio Berlusconi, perché riteniamo che non si è capita la problematica, e fare questi passaggi da uno all'altro, poi quando arriva alla fine il messaggio che passa è distorto, è deviato, quindi abbiamo fatto carico al prefetto di interloquire con il presidente in persona se ci vuole ricevere per spiegare, perché come l'abbiamo detto al prefetto, il prefetto voleva pure aiutarci, dice ma io sono tutelato dall'ordine pubblico, io non posso farlo, non sono esagerato, ha ragione insomma su questo. Niente. Poi c'è una cosa organizzativa da dirvi, noi come comitato facciamo tanto ma siamo in pochi e abbiamo bisogno di due collaboratori ai fini organizzativi, almeno due per ogni comune, che sia in contatto con noi, che ci dia una mano per i manifesti, per poterli distribuire, insomma per tutto questo, noi non ce la facciamo a fare tutto il lavoro da solo, perché ognuno di noi c'ha lavoro, c'ha famiglia e ridurre tutto su 7, 8, 10 persone è troppo. Quindi dopo, se due per ogni comune, Casa Micciola ce l'abbiamo, gli altri comuni abbiamo necessità di reperire almeno due persone per ogni comune. Poi c'è da dire, non solo domenica dopo se lo dirà, che c'è la manifestazione a Napoli, quindi per i motivi che ho elencato prima sarebbe il caso che si andasse tutti in compatti, perché insomma noi manifestiamo qua sull'isola. Se non abbiamo la possibilità di far venire qualche televisione, qualche giornalista della terraferma, i politici qua ci snobbano, no? Lo sapete, insomma, per loro va tutto bene, oltre il problema è il comitato per i politici. Per i politici il problema è il comitato che non gli fa fare la campagna elettorale. Capite? Siamo diventati quelli là che stanno dando problemi, perché loro non l'hanno saputo risolvere. Guardate, c'è da dire un'ultima cosa. Tanti dicono ma la politica ci deve risolvere il problema, ma noi non dobbiamo domenico, non deve offendere il centrodestra deve fare il provvedimento. Io vi invito una riflessione, ma il centrodestra fino ad oggi ha avuto tre opportunità per farlo, ha fatto solo le leggi che gli riguardavano. Io quello che vorrei dire ai signori politici, in quanto ci dessero la possibilità di parlare, ma io se fosse domenica ci siamo, che avesse fatto 22.000 voti per le provinciali e forse per le regionali in un momento diverso avrebbe potuto arrivare a 40.000, io andrei dai miei superiori, cioè, io sono potenzialmente candidato e posso farcela, però se non mi risolvete il problema qua sta la mia candidatura, questo devono fare i voti, questo devono fare.
è inutile che dicono che non ce la fanno, non lo possono risolvere. Devono fare poche cose, queste qua. Il candidato del centro-sinistra e del centro-destra si devono dimettere se il governo non emana un provvedimento prima delle elezioni. Prima delle elezioni, perché noi non votiamo. È chiaro a tutti? Nemmeno un voto, faremo i presidi fuori ai seggi. Perché nessuno te ha votato in questa situazione. Se loro non ci risolvono il problema e noi andiamo a terra, il nostro voto non lo meritano. No. Va bene? Sì. Grazie.